fondamentale. Qua si lavora con le mani, si lavorano materie vive. In questo caso Barbara Lapini, nutrizionista, ci parla quali sono gli ingredienti di valore in quello che sta facendo Lina. Beh, a partire dagli alimenti di qualità si arriva fino all'ortica, questi gnocchi fatti con l'ortica. Perché verde? Perché c'è l'ortica? Esatto, è un gnocco verde perché c'è l'ortica, e l'ortica di questo periodo è fondamentale perché è un rimineralizzante, è ricchissimo di sali minerali e di aminoacidi, quindi possiamo utilizzare questa pasta per nutrirci, ma addirittura per mineralizzarci. Ma tutte queste ricette, Lina, chi gliele ha date? Beh, vengono un po' dalla tradizione, dalle nonne, dalle zie. Poi io, siccome sono una curiosona per natura, sono andata nei posti tipo il Casentino, ho parlato con le signore più anziane, mi sono fatta spiegare, ho passato un po' di tempo con loro e abbiamo chiacchierato, e poi io ho messo in pratica quello che loro mi hanno detto. Però so che a lei piace molto mantenere questa tradizione, sì, e tramandarla. Sì. Infatti, la bottega a scuola è stata voluta. È una cosa bellissima. Sì, dobbiamo tramandare dei valori, perché poi diciamo i ragazzi sono vuoti, sono dei contenitori vuoti, ma perché non proviamo a riempirli, dico io, questi contenitori? Diamogli dei valori. Da dove partiamo? Ripartiamo dal Rinascimento, dalle botteghe, ecco perché bottega a scuola. Questo poi viene riportato in varie attività dell'artigianato, dove oggi si ritorna a insegnare ai ragazzi di bottega. Sì, i ragazzi devono non solo imparare la teoria, quindi quando entrano qui da noi, certo, fa un istituto alberghiero, quindi è già avvantaggiato, ma noi abbiamo avuto ragazzi anche che non avevano fatto per esempio l'istituto alberghiero, quindi abbiamo iniziato dall'ABC, abbiamo cominciato a dare valore a quello che facciamo, e loro vedendo tutti i giorni noi lavorare con lo stesso entusiasmo, con lo stesso amore per quello che facciamo, si invogliano e vogliono continuare a lavorare. L'abbiamo già formato. Anche il figliolo? Anche il figliolo si è appassionato? Anche il figlio, sì, nel suo piccolo anche il figlio. Bene. Lui è già formato. Ha già imparato fin da piccolo. Ha imparato anche perché ha respirato. Dimmi, Alex.